Buongiorno a tutti e benvenuti su Meteo Jack. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati, mi raccomando. Ora andremo a vedere subito la grafica previsionale per la giornata di lunedì, domani, Pasquetta. Domani sarà una giornata abbastanza soleggiata, specie sulle regioni di nord-est. Avremo un clima molto gelido a causa dei venti dai quadranti nord-orientali. Infatti avremo minime comprese fra i meno 13 e i meno 5 su quasi tutto il nord. Meno freddo invece al centro e tiepido diciamo al sud. Comunque sempre abbastanza ventilato. Ora spostiamoci subito alla giornata di martedì, che sarà la giornata più, diciamo, più importante, con l'arrivo di una grande massa d'aria gelida, di aria artico-marittima. Dal Nord Atlantico, pilotata da una depressione scandinava. Appunto, vedete entrare la termica meno 8 che varcherà subito le Alpi, che poi entrerà dalla porta del Rodano e dalla porta della Vora su tutto il nord e sulla pianura padana. Ora andremo a vedere il meteo e appunto le conseguenze che porterà questa ondata davvero di gelo quasi storico per il periodo. Avremo piogge e nevicate a bassa quota, comprese tra i 200 e i 400 metri, anche molto intense sul nord-est, perfetto stago, quindi neve tonda a groppe. A seguire avremo forti venti che causeranno appunto un drastico calo delle temperature, quindi a causa anche dell'umidità presente nell'aria avremo delle forti gelate notturne in pianura padana e vabbè su tutte anche le pianure del centro e del nord, specie nelle valli interne. Venti di bora molto intensi anche su Trieste con raffiche fino a 70-80, non escludiamo che raffiche di 90 km orari. Venti graduati da nord su quasi tutta l'Italia, un po' escluso il sud. Non escludiamo che fiocchi in collina su Marche, Umbria e Abruzzo. Mentre poi questo vortice precipitativo causato dal minimo depressionario sul Mar Ligure tenderà a spostarsi verso sud-sud-est, andando a coinvolgere quindi la Campania, la Puglia e la Calabria, e andando a portare forti temporali su queste regioni appena citate. Poi, per la giornata di mercoledì 7, il gelo sarà molto intenso sul nord, mentre però avremo un clima soleggiato. Maltempo e grandi nubi sul centro-sud con rovesci con piogge molto intense, possibili grandinate sul centro-sud e nevicate a partire da quote di alta collina. Per ora è tutto, concludo qua. Un caro saluto da Meteo Jack. Non mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati. Per ora è tutto, grazie e arrivederci. Buona Pasqua.